Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo appuntamento sulla serie della carriera di WWE 2K19. Hey bro! What a crazy night! I know! That was the craziest, loopiest roller coaster of emotions I've ever been on, and I wasn't even riding in the front. I can't imagine how you're feeling. I don't even know yet, okay? I'm still in shock from everything that happened. Well, good luck on SmackDown. Vabbè, ci dà la buona fortuna per la nostra carriera su SmackDown. Lui non ha ottenuto un contratto, noi sì, ovviamente. Ma comunque lui è rimasto in Giappone con un triplice offerta, quindi con un triplice guadagno. But if you're ever feeling lonely on the road, you can take a look at this and remember your old buddy Cole. What is that? I took it off the scrap trap after our match. Ok, ha recuperato un pezzo dello steel cage trappola di rottami e ne ha fatto un portachiavi. Thanks, man. I mean, if things don't work out in WWE, I think I might have a future as a gas station bathroom attendant. So, thanks. You might want to rinse it off. Pulisci prima di usarlo, probabilmente è ancora sporco di sangue. Non saprei dire se sia nostro o risalga a quando ancora era parte delle cinta della prigione. What a missy man. Ok. BCW handshake? Ma senti di mano alla maniera della BCW? It's kind of weird. Now it's a little bit weird. Oh, ok. La sette di mano normale. Allora ragazzi, stiamo entrando a far parte finalmente di uno show della WWE ufficiale. Quindi non siamo più in BCW. Long time no see, bro. I know, it's been a minute. I have an idea. Ok, facciamo un ultimo viaggio insieme. Va benissimo. Quindi stiamo entrando a far parte del roster di SmackDown. Si è fermato già il infatti si è fermato già il mezzo, il veicolo, il furgone. Questo furgone è stato l'ultimo regalo di mio padre, lo farò riparare. Il furgone è secco, vabbè. Yeah, I get it. Taci e spingi. Ok. Allora, quindi inizia oggi la nostra carriera sullo show di SmackDown. Adesso vediamo cosa ci faranno fare. Dovrà affrontare una battaglia durissima a SmackDown Live. Di certo il superstar WWE non lo accoglierà né a braccia aperte dopo la sua invasione ad NXT. Perché ovviamente dopo tutto quello che abbiamo fatto la settimana successiva, dopo tutto quello che abbiamo fatto, ovviamente siamo visti di malocchio. Col malocchio da tutti. SmackDown Live's newest superstar has arrived. I was hoping him getting signed was just a very bad dream. Yeah, sorry Corey, but this is really happening. Ok, ci dice, proprio ci stanno dicendo che stiamo per entrare a SmackDown. Welcome to SmackDown. I'm glad you made it okay. I was a little worried when you told me you'd be driving your van to the show. I had a bunch of work done on it, so no need to worry. Spending that WWE money already, huh? Not like that. Like I said before, I see a lot of myself in you. We both paid our dues on the indies and faced a ton of adversity to get to WWE. But with all that being said, don't expect me to play favorites or give you any handouts here on SmackDown. You're going to have to earn everything you get. Hey, I wouldn't want it any other way. Okay, good. Speaking of earning opportunities, that starts tonight. Because you'll be competing in an stasera combatterà una Battle Royale a 8 per decidere chi affronterà Bobby Roode per il titolo degli Stati Uniti. Puoi incontrare il partecipante subito o sul ring. Ok. Allora, quindi abbiamo... Cioè, abbiamo i migliori? Ovviamente ci devono far combattere contro i migliori del roster. Ok. Allora, hai trovato il tuo primo match secondario, un incontro che non ha effetto sulla storia principale del gioco. Affrontalo per ottenere ricompense aggiuntive. Al termine di un match secondario riceverai ricompense in base alla tua prestazione. Dai il massimo, ottieni una valutazione da 5 stelle e goditi le ricompense. Quindi possiamo parlare con Baron Corbin o Jinder Mahal oppure vado al match. Io intanto voglio parlare con loro due. Perché intanto con Rusev non posso parlare, non me lo fa selezionare.
Andiamo a parlare con Baron Corbin. Vediamo cosa I've been dominating SmackDown Live for over 2 years. And then you show up and get a chance to be the number one contender. Vabbè, ce l'ha contro di noi, questa battaglia non ha senso. There shouldn't even be a battle royal. Il contendente numero uno dovrebbe essere lui, per lui. Lo so, a nessuno piace l'ultimo arrivato, ma questo non vuol dire che non meriti un'opportunità come tutti gli altri. Whatever. The way I see it, another guy named Baron, quel tipo di nome Baron è andato a tanto così da mettere fine alla tua carriera. E stasera toccherà a me finire quello che lui ha cominciato. Ok. Jinder Mahal, vediamo cosa ci dice. I'm no stranger to battle royals. I was the runner-up in the Andre the Giant Memorial Battle Royal at WrestleMania 33. No one else stands a chance tonight. Ok, hai detto secondo per caso, yeah. E con ciò sono sicuro che per diventare contendente numero uno sia necessario vincerla la Battle Royale. Non è una buona idea cominciare il tuo periodo a SmackDown Live insultando il Modern Day Maharaja. Ok, in questo caso non ci ha detto niente. Io intanto però voglio vedere questo match secondario. Quindi facciamo questo match secondario. Ehi, volevo scusarmi per come ti ho trattato. Sono partito con il piede sbagliato. Buona fortuna per stasera. Dalla fortuna non me ne faccio niente. Sono stato detentore del WWE Championship. La fortuna la lascia a chi non è mai salito sul ring della WWE prima d'ora. Quindi per noi ovviamente. Ho già combattuto Braun Strowman in un match di prova. Quindi tecnicamente non è la mia prima volta. Ti chiedi tanto furbo. Magari non sarò tanto furbo. Ma sicuramente sono più sveglio del Modern Day Mara. Scemo. Quindi letteralmente lo stiamo già insultando. Non credo che riuscirò ad aspettare fino alla battle royale per metterti le mani addosso. Allora, adesso possiamo scegliere. Neanch'io, purtroppo per te ti tocca. Ci vediamo sul ring fallito. No, io scelgo neanch'io. Voglio combatterlo adesso. Dai. Quindi adesso sicuramente andremo in un match nel backstage, in un backstage brawl, dove potremmo utilizzare tutte le armi. Non ci sarà, da quello che so, non ci sarà l'arbitro, quindi sarà un match che si vince solo per KO. E infatti eccolo qua. Certo, iniziare già da terra, però ve lo potevi anche evitare, dai. Ok. Allora ragazzi, io off screen ho anche un po' potenziato il mio personaggio. Questo cosa vuol dire? Che ho aggiunto un altro contrattacco. Come vedete in basso a sinistra, adesso il mio personaggio ha 3 contrattacchi che posso andare a fare. E quindi già mi aiuta molto. In più ho messo anche altre mosse in più per quanto riguarda le mosse che possono andare a fare dentro il ring. Io so che da questa parte ci dovrebbero essere delle sedie. No, non ci sono, c'è un tavolo adesso. Ok, eccole là. Ok. Ok. Dobbiamo vincerla questa però, eh. Non possiamo già iniziare con... In più ho cambiato anche il payback, la mossa payback. Dai però, così... Non andiamo da nessuna parte però così, dai, eh. C'è però la rigenerazione dei contrattacchi che è sempre bassa. Quindi la prossima cosa che devo andare a aumentare è la velocità di rigenerazione dei contrattacchi. Ok. Vediamo... Adesso cosa possiamo andare a fare? Era troppo bello per fartele fare, già, ovviamente. Dai. Allora, io come prima cosa vorrevo andarmi a... Volevo andarmi a fare... a riprendere un contrattacco. Uno l'abbiamo riottenuto, lui però non ne ha per ora. L'ho ottenuto adesso. Magari se ci spostiamo da questa parte, che la videocamera non funziona tanto bene. Io continuo con le armi.
Adesso vediamo se possiamo fare una mossa speciale. Speriamo. Ok, me l'ha fatta fare sul tavolo, quindi ci siamo tranquillamente. Un po' di danno già l'abbiamo fatto, già così. Vediamo con la mossa finale. Mi ha fatto fare anche la mossa finale, quindi va benissimo. Però ancora non ci siamo al KO, quindi recuperiamo un po' di stamina e andiamo ad attaccare di nuovo. Ovviamente quello che dobbiamo fare è non farci fare la mossa speciale. Ok, e già questa ci dà molto molto slancio. In più ho messo anche alcune mosse in più al nostro personaggio, così possiamo, anzi, mentre c'è questo, io voglio utilizzare questo, se me lo fa utilizzare. Ok, come ho detto ragazzi, si doveva vincere per KO, quindi abbiamo vinto questo match. Non so chi è morto, soprattutto se è lui o io. Ok, e quindi abbiamo ottenuto 1400 di esperienza e alcuni soldi, diciamo, la valuta del gioco. Quindi questo era un match a parte rispetto alla storia principale, che andremo adesso a proseguire con la Battle Royale a 8 uomini. Ci vediamo direttamente nel match con le varie entrate. Sicuramente salterò anche tutte le entrate e ci vedremo direttamente al match. Ok ragazzi, finalmente il match è iniziato. Vediamo come possiamo fare adesso con questo match, che credo che sia abbastanza complicato. Già ce la stiamo vedendo male noi, ma in ogni caso stiamo sfuggendo. Vediamo come possiamo fare a vincere questo match, visto che l'obiettivo principale è quello di vincere il match. Allora ragazzi, è stata dura, ma ce la sto facendo. Ho eliminato quasi tutti. Vediamo se riusciamo a eliminare anche Zack Ryder con una mossa finale. Ok ragazzi, finalmente ce l'abbiamo fatta. Ho rifatto il match 3 volte perché era abbastanza complicato, però alla fine ce l'abbiamo fatta a vincere questa dannata Battle Royale. Adesso voglio vedere cosa succede e cosa mi dicono nel backstage. Niente male, come primo giorno a SmackDown Live vi presentiamo il nuovo contendente numero 1 al titolo degli Stati Uniti. Ed ecco il campione. Il campione vuole dare un'occhiata più da vicino al suo avversario. Sembra che Bobby Roode non sia rimasto troppo, perché ha guardato lo stesso match. Ok, abbiamo ottenuto l'applauso da Bobby Roode, che non so quanto ci poteva aiutare. Allora, questo ragazzi è già la settimana prossima. Il match per il titolo si terrà a Backlash. Non vedo l'ora di sentire come giustificare il fatto che si trovi nello stesso ring di Bobby Roode. Fammi scegliere, vediamo. Allora, il WWE United States Championship, quindi gli Stati Uniti, la cintura, ha bisogno di un campione vero, non di un mero dispensatore di slogan. Oppure, mi godrò a fondo il momento in cui affronterò Bobby Roode. Io andrei per la seconda, non voglio per ora offendere Bobby Roode, anche perché è un buon atleta, quindi voglio vedere cosa succede. Fino a pochi mesi fa il pubblico era composto da poche centinaia di persone nella palestra di un liceo. La mia vita è cambiata parecchio da allora. Through all my ups and downs, I've learned that you can't take anything for granted.
And that's why at Backlash, I can't guarantee that I'll beat Bobby Roode. But I can guarantee I'm going to enjoy the moment. Because you never know. Tutti gli alti e bassi della mia carriera mi hanno insegnato che non bisogna mai. Ok. I know when it could all go away. Sunday. Ma come ora ha detto, non posso garantire che batterò Baron Corbin. Dopo aver visto tanti tizi andare e venire, è inevitabile diventare un po' cinici. Fino alla settimana scorsa pensavo fossi uno dei tanti fenomeni che non hanno fatto gavetta. Non merito di essere qui, senza nemmeno averti conosciuto, ma forse meriti una seconda possibilità. You don't have to like him, but you can at least be fair. And we've all made mistakes. Yeah, like the suit you're wearing tonight. You did just call me. Mi hai appena definito come uno dei migliori sulla piazza. I meant it. You are. I'd actually say the best. Avrei preferito il migliore della piazza, non uno dei migliori, ma ti ringrazio comunque. Ad ogni modo, piacere di conoscerti, Buzz. Buzz. A couple minutes ago you talked about savoring the moment. Well, with that in mind, che ne dici quindi di trasformare il nostro match a Backlash in un evento ancora più spettacolare, se non addirittura glorioso? Come? Cambiamo la stipulazione? Cambiando la stipulazione? Cosa proponi di preciso? You versus me. Best two out of three falls. Tu contro di me il meglio delle tre cadute. Benissimo, bellissimo come match. Perfetto. Adesso vi spiegherò cosa cos'è questo match con le tre cadute. Ok, era tutta una presa per il culo, quindi non ha. E infatti. Yes, that's what I'm talking about, Cole. In poche parole era solo un modo per andare a cambiare la stipulazione del match e nient'altro. Se vorrà guadagnarsi sul rispetto dovrà farlo non a parole ma sul ring di Backlash in un match al meglio delle tre cadute. Per intenderci ragazzi, il match al meglio delle tre cadute, intanto vediamo cosa succede la settimana successiva, sono tre match singoli, quindi tre match normali. Se ne vinci due già hai vinto, quindi appena si finisce il primo parte subito il secondo, se il secondo lo vince l'avversario parte anche il terzo, quindi chi ne vince 2 su 3 in poche parole vince il match. Di solito si fanno con tre match con stipulazione diversa, ma in ogni caso possiamo andare avanti. Ok ragazzi, sta iniziando il nostro match di Backlash. Io posso dire che per questo video è tutto. Ci vediamo al prossimo video con questo appunto match. Ci vediamo alla prossima.